Spietato, infedele, esigente ed informato. È questo il ritratto del turista 2.0 che fa Josef Eyarke, esperto di destination management e marketing in politiche turistiche, uno dei relatori del convegno che si è tenuto quest'oggi alla Memoteca Montanari, promosso dal Comune di Fano. È sempre più evidente che oggi come oggi, per intercettare i flussi turistici ed essere attrattivi, occorrono strategie sofisticate ed una conoscenza del mercato turistico e delle esigenze del viaggiatore sempre più approfondite. Ed in questo Eyarke è uno dei massimi esperti mondiali. Non a caso aveva nelle mani l'agenzia che gestiva la strategia promozionale di tutta Expo 2015. Ci troviamo in un mercato come il turistico estremamente competitivo, un mercato molto aggressivo e un mercato dove più che vendere il territorio dobbiamo vendere l'esperienza e organizzare l'esperienza che un turista trova nel territorio, perché scatti quella cosa che si chiama la scelta del turista. Fano deve essere ancora di più una destinazione turistica, deve passare ad essere una città che ospita dei turisti a una destinazione, ovvero un luogo dove i turisti scelgono di venire perché ci sono delle attrattive, ci sono delle proposte turistiche che devono però rispondere in qualche maniera a quello che è il desiderio e il volere di un numero determinato di turisti che scelgono Fano per venire. Pertanto la logica è il carnevale, sì, ma il carnevale vuol dire che mi si connota in qualche maniera a una proposta di divertimento per le famiglie, per i bambini, eccetera. Tutto l'ambito archeologico, la romanicità, eccetera, va bene, perfetto, ma mi serve anche per complementare altre attrattive, altri prodotti turistici. Ecco, una volta che abbiamo captato le esigenze, abbiamo mirato il nostro target, una volta che abbiamo catturato la sua attenzione, poi però anche le strutture ricettive devono avere un supporto importante. Se poi non riusciamo a ospitarli, ahimè, abbiamo speso tempo e risorse in vano. Beh, qui c'è un elemento fondamentale, è il sistema. Cioè, quando una città, caso di Fano, decide tutti assieme di puntare sul turismo, deve ragionare con la logica che l'accoglienza non è soltanto gli alberghi o il bed and breakfast, è tutto un sistema, dal ristorante a anche offrire un arredo urbano piuttosto che un'atmosfera in città che sia veramente turistica. Pertanto diciamo che quello che è importante nel turismo, precisamente oggi, perché è un mercato molto molto competitivo e molto agguerrito, guardiamo soltanto i nostri vicini lì davanti cosa hanno fatto negli ultimi 15 anni, dobbiamo tener conto che non è più sostenibile né possibile il fatto di una individualità. Nel turismo si vince o si perde tutti assieme. Tre punti, se si possono radunare, su cui Fano dovrebbe puntare da subito, da adesso. Identificarsi, ovvero avere un prodotto destinazione. Secondo elemento, questo vuol dire scegliere qual è la sua differenza rispetto ad altri posti, soprattutto lavorare molto sulla sua propria reputazione per migliorare e incrementare la notorietà di Fano sul mercato. Ma aggiungo anche un elemento importante: Fano è molto abituata che i turisti arrivino, non andare a cercare i turisti, e questo è un elemento importante. Si deve cominciare a ragionare che i turisti si deve andare a cercarli, a comunicargli che esiste Fano, perché scelgano Fano come la sua destinazione di vacanza.